Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Io sono Maullo941 e siamo tornati con il quinto episodio, se non ricordo male, della serie, signori. Allora, cosa andiamo a fare in questo video? Allora, in questo video, più o meno avrete intuito un attimino dal titolo quello che andremo a fare, però lo faremo, ve lo spiego molto velocemente. Intanto qui leviamo questo grano. Voi direte perché ho levato il grano? Perché, signori, nell'ultimo video, nello scorso video, abbiamo recuperato anche le patate. Quindi direi anche di seminare le patate che possono tornare utili. Facciamo un attimino di pulizia. Tra l'altro i semini ci servono, che dobbiamo anche un attimino andare a recuperare i polli, signori. Quella pecora sarà catturata pure. Abbiamo tante cose in ballo da fare. Ora, con calma e sangue freddo, riusciamo a fare tutte cose. Allora, posiamo il grano che diventiamo, abbiamo tanta scorta. Posiamo le carote. Prendiamo 4 patate. 4, perfetto. Sbattemele qua. Ok. E andiamo a seminare le patate, signori. Così abbiamo anche patate come se non ci fossero domani. 1, 2, 3 e 4. Perfetto. E non ci manca niente, signori. Diciamo che come ortaggi. Ciao, bel maialino. E, come ortaggi siamo messi bene. Allora, signori, prima cosa da fare. Voglio intrappolare i polli qui dentro, quindi io direi di un attimo di sistemare questa zona di qua, che così proprio non si può guardare. Sei d'accordo con me? Penso di sì. Facciamola di due profonda. Dovrei avere una crafting table io. Sì, perfetto. Piazziamo un attimino la crafting table qui, la mettiamo un attimino qui in maniera brutta. Sì, perfetto. Direi qui c'è quest'acqua che però non mi piace per niente. Quest'acqua non mi piace per niente, quindi dobbiamo un attimino scendere nelle profondità degli abissi. C'è qualcosa di particolare in questi abissi profondi e oscuri? No, non c'è assolutamente nulla, quindi possiamo chiudere come se non ci fosse un domani. Allora, chiudiamo, dobbiamo scendere di due, quindi direi di mettere tutta quanta la terra qui così. L'apete, sali però sopra senza morire male, ok. Di là riusciamo ad acchiapparlo? No, però adesso dovremmo riuscire a non fare un tubero. Ok, torno su. Adesso riusciamo a passare di qua? Sì, perfetto, ci siamo riusciti. Chiudiamo qui, passiamo di qui e chiudiamo anche questa zona di qui, che qua, signori, ci dobbiamo mettere i polli, quindi un attimo di attenzione. Chiudiamo tutto così quest'acqua sparisce e qui possiamo riaprire. Perfetto. Allora, io direi apriamo di qua. Ce l'abbiamo una zappa? No, però abbiamo messo la crafting table qua per fare qualcosa di interessante, no? Perfetto, quindi andiamo a mettere un pezzo di zappa qui, un pezzo di pietra qui e due bastoncini. Perfetto, così abbiamo anche la zappa, signori. La zappettina ce l'abbiamo, così possiamo un attimino velocemente andare a sistemare questa zona. Perché va bene il grano, va bene tutto, ma sinceramente abbiamo bisogno dei polli e di tutto l'ambaradan. Polli uguale piume. Polli forse sono il cibo più facile da poter andare a fare. Dai, così rompiamo tutto, li infiliamo tutti qua dentro e poi se la vedono loro. Dovremmo anche creare la zona delle mucche, perché effettivamente ci serviranno le pelli per andare avanti nel gioco, più che altro per fare i libri. No, non lo dovevi grattare, mannaggia a te. Di là mi sta entrando l'acqua, bene così. Allora, io direi che per iniziare i nostri polli, questo come spazio gli basta e gli avanza. Diciamo che è abbastanza buono. Dobbiamo semplicemente chiudere questa fonte di acqua in maniera violenta, perfetto, sia di qui che di qui. Sostituirei tutta questa pietra che a noi poi può servire con terra, così quantomeno i polli possono mangiare. Non dobbiamo farne tanti, 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 anche perché non voglio infinità di carne solo di maiale. Però devono essere un bel po', signori, così in modo tale da poter avere sempre scorte di pollo. Anche perché appunto poi dovremo un attimino andare a raccogliere anche le mucche. E quello sarà già poi un altro passo bello, sostanzioso, pesante, quantomeno noi a cercare gli animali, signori, a farli andare dove devono. Dove andranno a trovare la loro futura vita, ecco, diciamola così, la loro futura vita. Bene, ok. Allora, sono due quadrati, quindi in teoria così i polli non possono saltare. Qua sì, facciamo un po' di
un po' così, chiudiamolo così, ecco, mi piace, sì, mi piace, però non mi piace quella zona là, però vabbè, la modificheremo con calma dopo. Sta calando la notte, sta calando la notte, non mi piace tanto questa zona di qua, quindi leviamo questa striscia di terra di qua così, perfetto, così lo rendiamo uguale da un lato e dall'altro. Noi recuperiamo questa terra che magari un giorno ci potrà servire in qualche altra maniera. Pecorella, levati perché tu farai una brutta fine anche più tardi. Andiamo a dormire che già sta calando la sera. Andiamo a dormire, andiamo a dormire, andiamo a dormire. Via veloce. Dormiamo. Dopodiché nella cesta, non mi ricordo quale, forse questa, dovremmo avere delle uova che non stanno qui. Allora stanno qui. Qui ho dovuto fare la doppia, infatti. Doppia cesta, signori, perché i materiali stanno iniziando a diventare un po' tanti. Vediamo se su tre uova siamo fortunati. Intanto aspettate, scusate, mi sono dimenticato una cosa fondamentale. Dobbiamo farci le scale, perché senza le scale noi di là non usciamo più. Quindi facciamo le nostre bellissime scalette così. Me ne dà tre, va bene, mi bastano. Questo stickettino lo rimetti a posto, le scalette le mettiamo a posto della pietra, la pietra la mettiamo di qua, non me l'ha spostata, mannaggia la papazza, ok, ma perché non me lo sposta, mannaggia a te, me la devi mettere qua, così, oh, ce l'abbiamo fatta, ogni tanto è in turdo sto gioco, perfetto, e qua ci saranno i nostri polli, signori, sì, mi può stare bene, leviamo questo, così facciamo proprio solamente il passaggio, perfetto, ok, ora. Seconda fase della zona recinzione polli, andare a recuperare i polli. Andare a recuperare i polli che prima di iniziare il video ne avevo visto qualcuno in questa zona di qua. Perché ne avevamo uno lì dove ho scavato la zona, ma mi è despawnato. Ora non ditemi che mi sono pure spariti i polli che stavano qua, perché sennò mi sparo. Dove state polli? Polletti? Stavano qua i polletti, signori. Pollettini, ah, eccoli là. C'è un cavallo, ci sono due polli e c'è un maiale. Buono, buono. C'è un bel po' di vita. Questo non è male. Polletti, 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 polletti. Ok, uno ce l'abbiamo. E ok, due ce l'abbiamo. Dovete seguirmi come se non ci fosse un domani. Perché la strada è lunga e non ci dobbiamo perdere. Ok? Concentrati, guardatemi, guardatemi. Mi sento giù a scasella. Occhi su di me, guardatemi, 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 abbiamo ipnotizzato dei polli, signori. Abbiamo ipnotizzato dei polli con del solo grano. No, non è un grano, sono dei semi. Mi state a seguire? Sì, ho i polli ammaestrati. Dai così, mi seguite? Sì, in tutto questo io dovevo sparare le tre uova che c'ho nell'inventario, me lo sono completamente dimenticato. Mi seguite? Non mi seguono più. Hanno perso il fiato del pollo. Ok, sì, il fiato del pollo, il fiato dei semi, non sentivano più i semi, signori. Dai, 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 bravi ragazzi, bravi, bravi. Ci siamo tutti e due, bravi così. Dai che la strada è ancora lunga, dai che la strada è ancora lunga, dai, dai, dai. Rapido taglio, signori, rapido taglio. Ci vediamo quando sono in procinto di buttarli nel fosso. Ok, signori, ci siamo. Abbiamo dovuto fare un attimo il giro lungo perché uno dei polli si è lanciato in un buco che non c'entrava niente. Però ce l'abbiamo fatta, signori. Che cosa ci fa la pecora qua dentro? Che cazzarola ci fa la pecora lì dentro? Vabbè, superfluo. Ok, i polli ce li abbiamo. Signori polli, oh, riproducetevi. Uno, dove sta l'altro pollo? Non ti preoccupare. Tieni, perfetto. Ok, spariamo anche le uova. Vediamo se siamo fortunati. Su tre uova, nessuno. Perfetto, però abbiamo il pulcino. La pecora l'avremmo voluta utilizzare per altro, ma non ha deciso di collaborare. Non ha deciso di collaborare. C'è anche il lama. Ottimo. Ci sono tutti qua. Bene, ok. Allora, i polli li abbiamo portati a loro zona nuova di vita. Facciamo una cosa molto semplice. Mettiamo la terra qui. Così in teoria nessuno dovrebbe. Lama, ci manca che ti lanci pure tu, per cortesia. Allora, un poco di rispetto. Oh. Effettivamente non ci serve questa situazione, ma dovremmo fare una sorta di recinto. E infatti andiamo a fare il recinto, significa la cosa migliore. Perché sennò qua si buttano tutti di sotto e diciamo che muoiono tutti subito. Non è bellissima come cosa. Oh, aspettate, recinto lo posso fare questo? 3, 6, 9. 9 bastano? Sì, un cancelletto. Cancelletto da costruzione. Un cancelletto. Fammene qualche altro di quei. Dai, 12 mi dovrebbe bastare. Porca miseria.
12 dovrebbero bastarmi, no? Ti spera? Non lo so, ora andiamo a vedere subito se qualcun altro non si è buttato pure là dentro. Il lama si è buttato pure là dentro. Meno male che ho fatto il cancelletto, signori. Meno male che ho fatto il cancelletto. Allora, leviamo tutta sta terra. Leviamo tutta sta terra. E però così, aspettate un attimo. C'è qualcosa che non mi torna nel disegno principale. Allora, quel lama di lì deve morire. E questo l'abbiamo capito. Il lama lì è stato un errore tecnico-tattico. Allora, fatemi ragionare. Fatemi ragionare. Allora, la terra qui la andiamo a rimettere. La terra qui la andiamo a rimettere. Ok, questa invece la andiamo a levare. Ok. Sto progettando tutto al momento. Qui ci facciamo tutta una copertura di vetro. Perfetto. Una copertura di vetro col cancelletto qui. Col cancelletto che lo mettiamo qui. Ok. E invece i cosi, questo, forse questo e questo lo mettiamo qua. Facciamo una cosa così. Facciamo questo così e questo così. Ok? Sì, dovrebbe esserci questo così e questo così. Perfetto. Perfetto, ok. Ora dobbiamo solamente cuocere un po' di sabbia, recuperare un po' di vetro per fare il tetto che sarà bruttissimo. Ma io ne ho vetro. C'ho le lastre, ok. C'ho le lastre, ma non c'ho la sabbia. Recuperiamo questi, andiamo a cuocere questo e ci siamo. Ok, posiamo questi che non ci servono più. Questo non mi serve più. Questo lo posso posare, sì, questi lo posso posare. Quelli non dovevo usarli, la lana posso usare? No. Allora ci spostiamo qui e posiamo la lana. La terra me la rimetti qua e questa me la rimetti qua. Perfetto. Qui ci andiamo a mettere il pesce cotto, che sarebbe questo, i semi e la carne non ancora cotta. La mettiamo qua. Perfetto. Rapida organizzazione, rapida, veloce e indolore. Così qui possiamo dire di aver messo i nostri bellissimi polli. Il lama purtroppo dovrà morire. Altro animale che deve essere giustiziato. Ora questo non mi sputa. Ora questo non mi sputa. Ma noi dobbiamo ammazzarlo prima che lui ci sputa. A posto. Lama ucciso, signori. Abbiamo ucciso il lama. Abbiamo ucciso il lama. Oh, mi ha dato due di pelle. Ditti, che guarda, guarda che il lama. No, ancora devo capire come cazzo funzionano questi pulsanti. Ok. Perfetto. Perfetto. Ora però facciamo una cosa. Se non ricordo male, dovrei aver portato il cactus. Ok. Qui già me ne ha fatti 7. Me ne ha fatti 7. Io il cactus lo posso piantare qua? No, lo devo piantare sulla sabbia. Va bene. Il cactus lo andiamo a piantare sulla sabbia, signori. Ci sono problemi? No. Prendi metà. Tra l'altro mi sta pure a finire il carbone. Ok. Non sono pazzo, signori. Tranquilli, tranquilli, non vi preoccupate. Non sono pazzo. Allora, fai un bel buco qui. Perfetto, ci metti questo e ci metti il cactus. Ottimo. Fai un bel buco qui. Perfetto, ci metti la sabbia e poi ci metti il cactus. Perfetto. E la stessa cosa la facciamo qui. Fai un bel buco qui, ci metti la sabbia, ci metti la sabbia e ci metti il cactus. Ottimo. Perfetto, così abbiamo i nostri tre cactus che ci daranno colore, amore e sole. In tutto questo andiamo. In tutto questo, se io faccio così, lui mi dà già il colore. No, 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 lo devo andare a cuocere. E allora penso che 14 di questi mi bastano. Questo me lo sposti là, questo lo metti là. Perfetto. Il cactus si sta cuocendo, dovrebbe uscirmi il colore verde. Secondo un'antica leggenda. Secondo l'antica leggenda dovrebbe uscirmi il colore verde. Vediamo, grandissimi, tintura verde. Ora se noi poi andiamo di qua, Zanghete, ottimo. Abbiamo 8 di vetro verde. 8 di vetro verde, ok. Ok. Questo l'abbiamo recuperato pure. Fammi cuocere gli altri di sabbia. Vediamo se basta questo vetro verde per coprire i nostri adorati polli. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5. Non bastano mai 8, signori miei. È gravissima questa cosa. Ok,
Ottimo. Non basta mai nella vita. Bene così, bene così. Mettimi andando una torcia qui e una torcia qui. Facciamo così, colore, luce qui. Questo aprilo. Recuperiamo tutto questo e mettiamo anche una torcia qui, così i nostri bellissimi polli hanno un po' di niente. Ok, torniamo su. Qua chiudiamo, perfetto così. Torniamo qui alla base. Andiamo a dormire, seconda notte passata. Il bello è che volevo fare tutt'altra cosa in questo video. Ci siamo persi a fare la casetta dei polli. La casetta dei polli. Beh, quanto siamo qui? Ok, 12. Dammi il vetro verde. Ok, ne abbiamo altri 8 che non ci basteranno mai nella vita, nemmeno questi 8. Però va bene. Vediamo cosa riusciamo a fare. Dichete 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ce ne mancano un bel po', signori. Porca miseria, ce ne mancano un bel po' per riuscire a chiudere i nostri polletti, polletti, pollettini. Va bene, ma se qua i cactus non crescono, abbiamo poco da fare, signori. Se il cactus non cresce, abbiamo poco da fare. Abbiamo altri 4 di vetro. Ok, qua ne stanno arrivando altri 2, quindi sono 6, quindi abbiamo pure poco vetro. Abbiamo pure poco vetro. Quindi dobbiamo recuperare un po' di sabbia e dell'altro cactus. Signori, detto questo, facciamo ciò per cui eravamo. Abbiamo iniziato questo video. Non abbiamo un letto, ma non ha importanza. Ce lo troveremo strada facendo. Il pollaio poi lo finirò di sistemare off camera e ve lo farò vedere off camera. Andiamo nella direzione della torre dei pillager. Perché? Perché andiamo nella direzione della torre dei pillager? Perché l'altro giorno, finita l'avventura della conquista della torre pillager, ho visto che andando un po' più avanti, subito dietro la torre pillager, c'è un villaggio nel deserto, signori. Ebbene sì, un bellissimo villaggio nel deserto. E quindi ora con calma e tranquillità raggiungeremo prima l'obiettivo della torre, la supereremo e ci vedremo quando si intravederà, sì, è giusto, intravederà il villaggio del deserto. Ok signori, ci siamo lasciati alle spalle la torre pillager, casa nostra in quella direzione là, ricordiamo lì l'obelisco che ci ricorda la situazione. Dalla parte opposta, guardate là cosa c'è, un bellissimo villaggio nel deserto che ora raggiungeremo velocemente in maniera rapida e indolore, si spera soprattutto indolore perché non c'ho voglia di morire male, e andiamo a raggiungere quel bellissimo deserto per cercare di un attimino conquistare anche quella zona di là. Certo, scendendo così mi sono perso un attimino. Vabbè, dobbiamo andare in quella direzione. È là il deserto, quindi non possiamo sbagliare. Qua ci sono altri polli che potremmo anche ammazzare, così ci portiamo avanti con il discorso cibo. Però siamo dei naturalisti noi, signori, non le facciamo certe cose. Certe cose non le facciamo. Facciamo solo ciò che ci serve. In tutto questo, vicino alla torre pillager, signori, ci sono tante mucche. Quindi, volendo, volendo, potremmo, eccolo lì il villaggio, potremmo farlo lì, la zona di raccolta mucche, vicino alla torre pillager, così evitiamo di dovercele portare a destra e a manca e romperci le scatole. Oh, che gran bel villaggio, signori miei. È enorme. Porca miseria, è enorme e fatto bene. Prepariamoci a rubare un sacco di cose, ma è mai impossibile da visitare in un colpo solo. Da visitare in un colpo solo è quasi impossibile. Qui c'è. Dobbiamo anche stare attenti a non far arrivare i mob qui, perché è forse l'unico villaggio che è rimasto popolato. Salve, un lettino. Di qua si va. Verso dove? Ok, altra porta. Salve. Parapetto inutile. Bene, bella costruzione inutile. Inutile, bene così. Non so. Questo è bello. Tavolo del cartografo. Questo è interessante. Qui non c'è niente. Ok, queste canne da zucchero ce le portiamo perché se non sbaglio a casa nostra canne da zucchero non abbiamo. Forse sì, però. Ecco, facciamo così. Lasciamo le porte aperte dove già visitiamo. Oh, una cassa, signori. Che cosa mi dai? Guarda, mi prendo solamente il grano, il pano. Il pano, sì. E dai, così. Vi voglio rispettare. Vi lascio l'argilla che non mi serve a nulla. Zio, te le ho lasciate quattro cose, non ti lamentare. Ok. L'argilla me la posso recuperare pure io in qualche altra situazione. Quindi va bene così. Enorme, signore. Le rape me le devo portare.
rape non ce le ho, quindi non rompere le scatole, datemi le rape e poi voi ve le riseminate. Me ne sono prese solamente tre, dai. Non fate così, non fate così. Il bimbo che carino. Allora, calma. Qui c'è una semigrotta con della sabbia che sta per cascare di sopra, quindi stiamoci lontano. Ok. E qui sopra c'è il villaggio vero e proprio. Esploriamo, esploriamo, signori. Esploriamo, esploriamo. Un'altra cosa di cartografo. Ok. Questa casa è uguale a quella di prima, ma non è quella che abbiamo visitato prima perché siamo saliti. Quindi, ok, un letto, lana verde, va bene. Balle di fieno, una crafting table. Delusione più totale fino alla fine, non c'hanno niente. Vabbè che stanno nel deserto e nel deserto dico è difficile trovare risorse, ma questi sono proprio poveri. Cioè non c'hanno nulla. Un calderone che non ci serve. Questa è una casa con tre porte. Ma dico, ma di che cazzo la stiamo a parlare? Però va bene, si sale sopra e sopra che ci sta? Altre tre porte che portano al terrazzo, a nulla. Bene, sto vomitando, però va bene, va bene. Calma. Sono tutti cartografi questi signori, mamma mia. Sono tutti cartografi. Ok. Letto con scaletta che sale sopra che ci porterà a un terrazzo inutile. Perfetto. Oramai ho imparato a memoria. Un coniglio morto. Pigliamoci la carne. È sempre buona e giusta la carne di un coniglio morto. Fa bene alla salute, al corpo e alla vita. Allora, non del coniglio, ovviamente, che è morto male. Finora una sola cassa, signori. Una sola cassa. Che delusione. Sta pure calando la notte. Oh, un letto blu. Oh, questa cosa è abbastanza strana. Di qua c'è una porta aperta, ma mi sa che ci siamo già stati. Un letto verde. Una porta così. Un'altra blu. Ah, ma che delusione! Un villaggio. Ecco, mi fotto la canna da zucchero. Un villaggio inutile. Uno fa tanto, intanto dobbiamo prendere la sabbia. Questa non è sabbia normale. Questa sì, però. Ok, questa non è sabbia normale, questa sì, questa sì, questa sì. Mi serve un po' di sabbia per fare il vetro. Quindi prendiamola in prestito, non rubiamo niente, sì, noi prendiamo tutto in prestito. Stiamo un attimino alterando le loro geometrie del villaggio, ma non ce ne sbattiamo altamente. Qui c'è una casa dove non siamo entrati, a meno che non hanno... Oh, un'altra cassa. Attenzione, 3, 2, 1. Bam! Dei cactus me li porto e dei libri che mi porto, del colorante verde. I libri me li porto, signori. Libri, finalmente una cosa interessante l'abbiamo trovata. Interessante per modo di dire, perché i libri, se erano incantati era ancora meglio, ma dico, sarebbe stato impossibile trovare dei libri incantati subito così, a gratis. Questa non è nulla. Qua c'è un'altra porta. Tutto uguale, sto viaggio. Bello, fatto bene, ma tutto uguale, zio. Un po' di fantasia. Un po' di cazzo. Vabbè, sto tavolo del cartografo ha rotto le scatole. Il coniglio non ci serve, andiamo in quella direzione di là. La campana, no, la campana gliela lascio. Qua forse si sono fermati a fare la decorazione. Qui si scende e non ci interessa. Qui mo casca tutto, no. Di qua ci siamo andati, sì. Ma l'abbiamo già visitato tutto, cioè finisce così. Questa? Affumicatore che non ci serve a niente. Queste non sono delle casse. Ok. Sta calando la notte, quindi dobbiamo stare attenti. Non c'è neanche la casa del fabbro, non c'è niente. Le carote ce le abbiamo. Forse questa è l'ultima capanna da visitare. E non ci sta niente. Non possiamo nemmeno dormire perché è tardi. Perché ancora è presto. Le carote ce le abbiamo. Andiamo a vedere di là. Ma di là già ci siamo stati. Noi veniamo di qua. Sì, decisamente sì. Stiamo pigliando un po' di sabbia randomica che ci torna utile fin quando la pala ci accompagna. Sta calando la notte, signori, quindi io direi di trovarci velocemente un letto, chiudere questa bellissima porta, tanto sono quattro gatti questi, posso dormire solo di notte, mannaggia a te, mannaggia a te. Quanta sabbia abbiamo preso? Abbiamo preso 28 di sabbia, va bene, mi basta, ok, dormiamo così evitiamo lo spawn di mostri vari ed eventuali. E niente signori, buco nell'acqua più totale. Pensavo di trovare chissà che cosa in questo villaggio e invece abbiamo trovato più povertà di quella che abbiamo a casa nostra. Decisamente sì, abbiamo aperto tutte le porte, questa mi porta semplicemente sopra. Abbiamo visitato tutto.
visitato tutto ed è stato una cosa inutile. Uno viene qui con tante speranze, tante voglie di scoprire cose nuove e invece non ci trova assolutamente nulla. Buongiorno, e tu che cazzarola ci fai qua? Come ci sei arrivato qua, zio? Va bene, anche lui voleva dormire. Va bene. Niente, signori, anche questo viaggio è stato palesemente inutile. Torniamo a questo punto verso casa, che dovrebbe essere... Sì, casa nostra è in quella direzione di là, perfetto. Ce l'ho, signori. Torniamo verso casa, abbiamo raccolto un po' di sabbia e niente, signori. Le esplorazioni continuano, ma continuano male, perché non speravo di riuscire a trovare qualcosa di interessante, ma niente di che. Proviamo ad andare verso di là, vediamo se... Si intravede qualcos'altro in questa direzione, ma non vedo niente di che. I ghiacciai. Sì, mi sa che in quella direzione ci stanno i ghiacciai, signori. Ebbene sì, ebbene sì. Gli iceberg, signori. Da quel lato ci stanno gli iceberg, quindi andiamo proprio nella zona fredda. È qualcosa di intrigante quello o è solamente della sabbia con degli iceberg in mezzo? Scusatemi. No, è della sabbia con degli iceberg in mezzo. Ok. Da lontano, no, è una costruzione carina, è una costruzione carina, strana, particolare, ma semplicemente iceberg come se non ci fosse un domani. Va bene. Abbiamo le tartarughe. Va bene, signori, niente di particolare, niente di che. Detto questo, torniamo al nostro villaggio. Ci vediamo quando sono lì di ritorno e finiamo quantomeno il tetto dei nostri poveri galli che li abbiamo lasciati così un po' alla mercé del tempo e niente signori. E poi concludiamo questo video. Ok signori, dopo un lungo percorso a piedi siamo riusciti a tornare a casa. Mangiamo un po' di pesciolino perché la corsa ci ha debilitati. Ok, allora, prima cosa da fare. Prima cosa da fare. Allora, che brutta la zona dei polli, signori, però va bene, non interessa a nessuno. Allora, mettiamo a cuocere un poco di colorante, direi che tre dovrebbero bastare. Li ho buttati a terra, mannaggia di una pupazza ambriaca. Ok, mettili a cuocere, mi recuperi questi, grazie. Dovremmo recuperare il vetro, che ne abbiamo solamente 6, ok. Qui possiamo scaricare tutte queste cose che non ci servono. Semi di barbabietola non ci servono. No, i semi di barbabietola non vanno qua. Vanno col cibo. Il pollo va nel cibo. Questo ce lo dovrebbe da questa parte, se non ricordo male. Là, ok. Il colorante ci serve. La sabbia, dammene solamente qualcuno. Gli altri mettili lì. E va bene così. Qua andiamo a mettere questo. Per il momento basta. Qui andiamo a mettere il grano. Grano, pane, il cactus mi serve, il vetro mi serve, questo mi serve, il pollo crudo lo mettiamo di qui, le rape per ora le lasciamo lì perché tanto non servono, anche i semi li possiamo lasciare lì, questo me lo dovreste già aver cotti, perfetto, dai è così, cuociamo un altro po' di vetro, andiamo a mettere le canne da zucchero, ne ho altre canne da zucchero qua io. Sì, perfetto, ne ho altre due. Vediamo se ne ho altre. Mi annoio a cercarle. No, ci sono solamente queste. Perfetto, recuperiamo queste canne da zucchero. Sono 5. Meglio di niente, signori. Però intanto no, ce le andiamo a seminare. Io direi di seminarle qua. 1, 2, 3, 4 e 5. Perfetto. Puliamo questa zona di qua, così ce n'è più facile raggiungere le nostre bellissime canne da zucchero. Mettiamo un po' di terra qui. Così poi possiamo allungare anche questa zona di qua delle canne da zucchero. Questo blocco di qua lo leviamo che sta brutto. Perfetto. Ok. Qua i cactus sono cresciuti. No, mannaggia loro. Mannaggia loro. Allora, torniamo da noi. Posiamo questi. Perfetto. La terra la possiamo mettere qua. Il vetro dovrebbe avermelo recuperato. Perfetto, sono 12. Fammi un altro di vetro verde, siamo a 8. Dammi i semini che penso che i polli li possiamo già far riprodurre. E così ci portiamo avanti, signori. Il video doveva essere basato sull'esplorazione del villaggio e quindi alla scoperta di nuove cose, trovare nuovi materiali. E invece, signori, è finita a costruzioni di
pollame. Ok, penso che adesso dovremmo essere tranquilli, anche perché se metto il blocco. No, un blocco di vetro, però è un peccato sprecare un blocco di vetro per metterlo lì. Scusatemi, signori, ci posso mettere una torcia? Perfetto, ci mettiamo una torcia e siamo tutti contenti. Entriamo dentro. Semini per tutti quanti. Dai, è così. Amoreggiate e riproducetevi. Detto questo, signori, dal nostro bunker dei polli, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!